Grazie amici per essere venuti ancora una volta qui alla Fornace Carota, che ormai è un luogo che ci piace e ci vede nelle nostre considerazioni più profonde rispetto alla vita politica della città. Grazie per non aver visto la partita dell'Inter stasera, che tanti mi hanno detto la partita dell'Inter, il risultato lo sappiamo lo stesso, si può video registrare. 1-0 per l'Inter, così siamo anche contenti che una squadra italiana abbia ottenuto un ottimo risultato. Grazie per aver dedicato questa sera a capire quello che sta succedendo nella nostra città, quello che sta succedendo nel nostro partito, quello che deve succedere nella nostra provincia. Questa sera è particolarmente importante, io sono molto contento che siate così numerosi, perché ci faremo gli auguri di Buon Natale e durante l'anno farsi gli auguri di Buon Natale è sempre una cosa importante, è sempre una cosa che traccia il bilancio di quella che è stata l'attività dell'anno. Ma è anche la prima riunione che facciamo con la nostra associazione Padova delle Libertà, con Rocco Bordin in piedi. E questo mi commuove anche particolarmente perché, vedete, in questo momento in cui la crisi, la riforma della giustizia, i vari pentiti, il caso Spatuzza, che dicono tutto, adesso tutto Berlusconi è colpevole di tutto, delle peggior cose. Voi pensate qualcosa, nel giro di 2, 3, 4 mesi viene fuori sicuramente. Su qualsiasi cosa, ormai abbiamo visto che c'è una parte, per fortuna minoritaria nella magistratura, ma potente però, che trova ogni modo per mettere in difficoltà il nostro Presidente, ma soprattutto per obbligarlo a fare dei passaggi che vadano nella direzione di continuare ad avere quei privilegi che come casta hanno oggi i magistrati, perché vuol dire la magistratura, a parte il considerare che la maggior parte di loro lavorano bene, lavorano in maniera, ma c'è una parte della magistratura, quella parte che risponde a magistratura democratica, sulla quale difficilmente non si può pensare che abbia influenzato nel tempo l'attività politica, l'attività amministrativa del nostro paese. Hanno decretato ad orologeria i cambiamenti di governo, hanno inquisito nel momento giusto le persone chiave, hanno fatto cadere o hanno lasciato che alcuni primi ministri, alcuni ministri della Repubblica procedessero nella loro attività. Per cui è difficile pensare che oggi in Italia ci sia un potere giudiziario, un potere legislativo che sono oggettivamente liberi. Questo è un problema che caratterizza la nostra